Cavolini Store di Via Liuti, inaugurato a Pesaro a fine 2022, si apre anche agli eventi e sabato ha invitato nei suoi spazi lo chef Luca Pappagallo, popolarissimo con le sue ricette e i suoi contenuti culinari su social e web attraverso il format Casa Pappagallo. Nei locali dello store della Torraccia un centinaio di persone hanno assistito alla preparazione live di un piatto molto particolare realizzato da Pappagallo su cucina Scavolini. Però una carbonara un po' strana, la carbonara io la chiamo estiva perché è con le zucchine al posto del guanciale, poi c'è il pepe tanto, c'è la menta tanta e c'è il lime, buona, parecchio, ma parecchio buona. Per Pappagallo si è trattato di un felice ritorno a Pesaro e ad uno show cooking su cucina Scavolini. Già abbiamo fatto uno show cooking a Roma, è stato divertentissimo e poi si lavora su delle cucine che sono veramente ottime. Beh, scegliere Luca è stato davvero semplice, fin dall'inizio sapevamo che volevamo lui e abbiamo cercato in ogni modo di portarlo qua in negozio nello store Scavolini Pesaro. Siamo davvero contenti e entusiasti di ospitarlo oggi. Luca rispecchia esattamente le nostre visioni in quanto è una persona molto semplice, educata, sicuramente di lunga durata nel tempo, e questa è proprio la visione Scavolini: massima qualità, lunga durata nel tempo. Tante persone ad applaudire una performance alimentata dalla popolarità di Casa Pappagallo, che ricorda quali sono state le origini della sua vocazione divulgativa culinaria. Cioè, io e mio fratello, che oggi non c'è, non mi ha accompagnato, eravamo sempre affamati perché avevamo una nonna, una zia, una mamma che ragionavano col loro stomaco, per cui loro erano pieni e noi invece avevamo ancora fame, eravamo ragazzini e quindi ci veniva voglia di fare cose, di fare. E questa voglia di fare cose è continuata e oggi, quasi a 60 anni, continuo ad avere la stessa fame di quando avevo 6 anni. Essere se stessi paga. Magari non piace a tutti, una volta che accetti che non piace a tutti, va bene.